Sarà avviato questa settimana il censimento delle coperture contenenti amianto nel territorio comunale di Gera. L'attività, che si avvarrà di metodi innovativi quali il telerilevamento, condurrà alla redazione del piano comunale amianto, anticipando la normativa regionale in fase di approvazione. La prima fase prevede la presa in carico dei dati già in possesso del comune. È uno di quei casi dove si è fatta la legge ma non si era dato un sistema operativo per attuarla, quindi abbiamo lavorato per poter trovare una soluzione che fosse economica ma nello stesso tempo precisa e puntuale. Quindi entro la fine dell'estate avremo la mappatura di tutta la città, con un metodo abbastanza rapido e che consentirà alla città di Gela di poter avviare quel processo per essere una zona libera dall'amianto. Era uno dei punti che avevamo nel nostro programma, un altro punto che si concretizza. Il cammino continua secondo quello che è stato detto durante la campagna elettorale. Intercettare con l'attività scientifica svolta dalle società coinvolte un lavoro puntuale che permetterà di individuare tutti i manufatti o gli impianti contenenti amianto che risiedono sul territorio e l'eventuale area di rischio che possa coinvolgere edifici di pubblica utilità o comunque dove c'è concentrazione di cittadinanza nel territorio. Dall'altro, che è quello, diciamo, la leva proficua, cioè quella che permetterà lo smaltimento dell'amianto, è quello di intercettare gli incentivi regionali che permetteranno, soprattutto nelle aree SIN in cui risiede il comune di Gela, la possibilità di attivare dei percorsi virtuosi per la rimozione e lo smaltimento a norma di legge, appunto incentivata con dei fondi regionali. L'amministrazione si è posta questo obiettivo di incentivare i cittadini a questa autonotifica sulla presenza di amianto, che pertanto verrà rilevata anche con questo servizio di mappatura, e dunque dare questo supporto tecnico e logistico ai singoli cittadini. Andremo ad individuare tutte le coperture da piccole e medie dimensioni fino a grandi dimensioni, e queste coperture, una volta individuate, verranno inserite in un contesto cartografico e geografico corretto, in maniera tale da essere poi integrate con tutta una serie di dati che sono richiesti poi dalla normativa, che serviranno per accompagnare l'amministrazione pubblica verso un percorso di gestione di questa problematica e verso anche una soluzione di questo problema, che possa anche fare riferimento a tutta una serie di strumenti economici che vengono messi a disposizione dalla Regione per far fronte alla rimozione dei quantitativi dell'amianto. Cercare di individuare quelle che sono le realtà più critiche per quanto riguarda la situazione all'interno del territorio comunale e poter arrivare a creare un indice di quelle che sono le situazioni da mettere sotto attenzione e indirizzarle per un percorso di bonifica o rimozione eventualmente del problema dell'amianto.